Facciamo questa follia? La facciamo? Buonasera a tutti! Ma ciao ragazzoni, guardate qua! Qui stiamo progettando una follia! Qui stiamo progettando una follia! Secondo voi quanta possibilità ha di perdere questo mazzo? Perché secondo me tantissima! Secondo me tantissima. Secondo me Oggi ho tantissima. proprio bisogno di fare una bella live. Content Recreator, esatto. Adesso abbasso la musica e metto le cose normali. Paura e soldi mai avuti. Paura e soldi mai avuti per davvero. Mai avuti per davvero paura e soldi. Ciao, qui Gerarca, ciao. La mano non sembra brutta però, no? Fammi vedere. Abbiamo turno 1 rampante. Beh, proviamo, non è bruttissima, dipende contro cosa siamo. Sì? Perché così, fai tipo così. E turno 3 Roaming Tron, turno 4 lui, e gli facciamo doppia Toxis? Sai che non è una brutta cosa in realtà? Dipende. Cioè, lui è mono G-Devotion, ma noi gli diamo fastidio più che altro, eh? A meno che non sia mono G-Devotion e sia qualcos'altro. In teoria gli diamo molto fastidio. Avrà spaccartefatti? Ah, perché il turno dopo, cioè se peschiamo un'altra terra, abbiamo anche doppio esilio, eh. Questo è fortissimo. Momento vero. Attenzione. Ti guarderei due carte in mano, Tyler. Attenzione. È un mill particolare. Ah, è mil nebbia. È mil nebbia, quindi sicuramente questa. Beh, è sicuramente questa. Perché mi ha fatto risolvere questa cosa lui? Vai. Quindi lo meniamo per 10 danni dopo, se lui non tiene stappato l'air. Mil con Nadu? Ciao Alessio, buongiorno, non ha blu in mano, esatto. Eccolo qua. E 1-0, attenzione! E sull'1 ci avete preso tutti. E sull'1 ci avete... Ragazzi, ma chi ha scommesso... Perché solo il 7% ha scommesso sull'1? Ivory Tower. Andiamo a mettere dentro... Togliamo questo, che tanto non lo facciamo quasi mai, se non... Cioè, se lo facciamo viene sparato subito. Andiamo a mettere dentro la... Non c'è quella che fa meno 4, meno 4, vero su Arena? Non c'è la removal degli Eldrazi? No, ho solo questo che fanno Evoke, non ha senso fare... No, poi questo non triggera. Non posso mettere quello che non fa trigger. Dismember però mi costa un botto di vite. Mi costa un botto di vite, Dismember. La Urza che entra tappata a due mana. La Urza che entra tappata. No, no, non è Urza. Cosa possiamo toglierlo? Questo non è male. Ah, questa dici il sassone. No, no, il sassone no. Ma la bomba non c'è su Arena?
C'è la bomba. Bomba contro gli aggro è forte, scusa, ma se io faccio così. C'è solo lui che aggiunge mana generico, vero? Non c'è un altro rampante che aggiunge mana generico. Giusto? Aggiungono solo mana colorato. Sì, la sai, l'ho sistemata. Ci sono le terre generiche. Proviamo il Ronas. A uno o anche a due. Però Ronas già mi piace. Che sta bene anche con questi. Eh no, c'è il blu più che altro. A 2 c'è quello di Modern Horizon 3. E qual è? Con Detach. Questo. Con Detach. Però ipotizziamo che questo vada già bene. Tolgo un comando. Ma questi prendono Hexproof però. No, Utopia incanta solo foreste, ragazzi. Ed è rimuovibile soprattutto dalla nuova. È rimuovibile dalla nuova Spell Cecilia. Anche questo può andare qua sotto. Ma la cicloforesta non c'è? Non c'è cicloforesta di Lord of the Rings? Non esiste, vero? Forest cycling, esatto. Ah, questo qui, Lent, certo.
Lent. A questo punto possiamo provare a togliere anche i troni in realtà. Io ho fatto 777 con Game Life. 777. Allora. Ma scusami, se io... Perché alla fine solo questo ha bisogno di mana specifico. Queste robe qua in realtà passano per Mono G Devotion, anche questo. No, questo no. Non c'è niente che distrugge, fa danno in questi colori, vero? Anche qua, tipo. Angeli contro gatti è il miglior matchup che hai di Angeli, quindi non credo fa Nizzetto. Com'è possibile? Leveler è qua. Com'è possibile? No, Angeli è un matchup molto bello per i gatti. Se fai una Solvarda non ti sta dietro. Sei tu che non devi farla scoppiare. Voglio provarlo. Ah, Six, quello nuovo, dici? Quello nuovo. Questo. Non credo. Osei giù la giochiamo. Più che altro per rompere le removal a gatti, più che altro. Possiamo togliere Mutavolt. Abbiamo 8 fonti di mana generici. Alla fine che mi chiedono doppio sono solo queste, ma ci sono gli Yugin's Labyrinth. Proviamolo così. Buttiamo via altre risorse così. Dovrebbe essercene una a gennaio, se non ricordo male. Gennaio o febbraio. Ravnica... No, due! Ravnica Remastered e Omicidio a Maniero K... No, scusate, non è vero. Non è vero. È l'anno scorso ancora. No, ho letto male l'anno. No, non c'è ancora niente, ma sicuramente ce ne sarà una, perché è normale, sennò non possono andare avanti con lo standard. Ok, con i rampanti sì, con i rampanti ci piace. Quindi boh, per me... Ma guardate che bella mano questa però. Gatto. Gnomo? Cosa vuol dire gnomo? Kronas. Gnomo... Strano vederlo.
Vai. Sì, o a febbraio o gennaio. Pioneer è stato annunciato. Aspetta, no, non è effettivamente messo. Però l'avevano detto. Cioè, io me lo ricordo, ragazzi, che l'avevano detto che Pioneer sarebbe. Non me lo sono immaginato. No, no, piano, non me lo sono immaginato al 100%. Pioneer era stato annunciato, ragazzi. Io me lo ricordo. Avevano detto alla fine di quest'anno. Scusate, Pioneer Master. Pioneer Master, eccolo qua. Però non hanno dato una data, effettivamente. Era Pioneer Master o Pioneer Horizon? Ma com'era un rumor? Ma no, ragazzi, non era un rumor. L'hanno detto, no? Guardate che sono sicuro che l'avrebbero. A me sembra che l'avessero detto. Adesso siamo contro un mono white e vinciamo. Però io mi ricordo che se non era Pioneer Horizon, era Pioneer Master. Vai. No, spero proprio di no, perché non avrebbe senso farlo uscire l'anno prossimo. Pioneer Master. Pioneer Horizon. No, non c'è ancora niente di preciso. Ma dovrebbe essere una release praticamente solo per arena in realtà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Facciamo Ugin. Cioè facciamo Ugin, facciamo Karn. E Karn va a fare. Ah, due cose diverse proprio, ok. Interessante. Interessante. Fortini loro in questo. Eh? Con i 6-6 che gli raddoppia il mana. Vai. Ok. Comunque, Historic mi piace perché anche queste vaccate di mazzo qua possono dire la loro. In un contesto idilliaco pieno di mazzi possono veramente dire la loro anche queste. Ma se è una release solo per arena è ancora peggio, Cir. Perché vuol dire che davvero non ne cavi un ragno dal buco, cioè. Comunque anche Arena ha una sua economia che va rispettata, non possono fare come se non esistesse. Non c'è rispetto nei confronti dei giocatori che la giocano tutti i giorni. Ciao, ciao, Seraimon! Non c'è quel rispetto lì. Mi sembra assurdo che si debba sempre arrivare ad aver paura di craftare perché poi esce un set il mese dopo e non hai più risorse. Chi lo sa? Sembra buona questa mano. Vai. Sì, sono d'accordo, Aldamaro. Infatti spero veramente che Arena sia il futuro di questo gioco perché ho un po' paura di quella roba lì. Ho un po' paura effettivamente di quella roba lì. Ho sempre avuto paura di quella roba lì. Io te lo tolgo.
Vai. Sempre avuto un po' paura io di quella roba lì e non dico che vedo un po' concretizzarsi, ma è plausibile che si concretizzi un futuro difficile per il cartaceo se continuano così. È plausibile. Non dico che si verificherà per forza, ma dico che è plausibile. Dico che è plausibile. Vai. Eh sì, però non è esatto, non è paragonabile. Cioè, il fatto è che se devi stare dietro a quei competitor lì non ha neanche senso provarci, secondo me, perché non ci starai mai dietro. Non è mai esistito Magic che ha fatto il successo che ha fatto Pokémon per il Game Boy. E quindi penso che sia un pochino deleterio. Lui ha Reprieve. Senza dubbio Reprieve. Vabbè, Reprivami questo. Ah, non hai Reprieve? Quindi mi fai fare 4 mana con Ronas? 4 mana con Ronas? Ma, regà, ma sapete che mi sta venendo voglia di provare un mazzo serio con Ronas? Se non me lo toglie, 2, 4, no scusami, 2, 6, 7, 8, 9. Vai. Mi sta venendo voglia di dargli senso a Ronas, eh. Ma monogista male da gatti, no, voglio tipo un gruul, un grullozzo, non lo so, un qualcosa. Oh, due, oh. Un grullozzo, un qualcosa. Ronas, porca puttana. Sì, un gruul che ti fa un 4-4 di secondo, tipo. Un 4-4 di secondo fisso. Quindi turno 1 rampante, turno 2 4-4. Poi Ronas in qualche modo e un dragone, tipo. Non so, a caso, sto parlando a caso, pur parlé. E pur parlé questa si tiene, pur parlé. Questa si tiene, abbiamo 3 mana di secondo. 4 mana di secondo. Se c'è in cima un drop a 4, si gode. Si gode. Proviamo. Vai. Beh, te lo fanno già quella cosa lì, però. Quella roba lì c'è già, ragazzi. Si chiamano codici promozionali. Ci sono, su Arena. E come se ci sono? Ci sono e potete farlo. Vai. C'è Hexproof, no? Ovviamente non ho fatto il meno 2 perché non volevo me lo sparasse subito. Beh, penso che sia abbastanza chiaro. Adesso possiamo farlo e vediamo se lo spara. Emrakul non è artefatto, non possiamo prenderlo. Spite, va bene. Cosa ti vai a rimescolare? Sembra il mio Boros Control, però gioca qui. Giocavo anch'io. Sai che non mi ricordo se giocavo anch'io. Non lo so, però aspettiamo a fare Frillback qua. Che se arriva un flag e... glielo togliamo. È che qui serve un Eldrazone adesso, però. Se non arriva un Eldrazone adesso non ne stiamo più dietro. Poi forse era meglio aspettare, fare ancora un plus e poi fare il tot. Non può, Cree, fidati, non può. Perché il fatto è che loro diano per scontato che hanno delle vendite assicurate. Ma quando questa generazione di modernisti smetterà di giocare Modern, e secondo me mancano 10 anni,
non ne mancano tanti, secondo me mancano una decina d'anni, non di più, si renderanno conto che hanno perso i maggiori fruitori, e da quel momento lì, ragazzi, vedrete come cambia la storia. Io sono molto convinto di questa cosa qui, e rimango convinto del fatto che siamo troppo generosi nel dire che il cartaceo sopravviverà a prescindere, perché il costo che ha adesso è veramente altissimo. È spropositato. Spropositato. Infatti, cosa hanno tirato fuori? MTG Foundation. Grandissima mossa di marketing, grande mossa studiata per tenere le persone in standard sia in cartaceo che in che su Arena. Ma si ferma lì. Si ferma lì, È il mio mazzo budget, comunque, questo, È il mazzo budget che abbiamo pubblicato l'altro giorno. Ma si ferma lì. Non va più su di lì, Il fatto che loro pensino che vada più su di lì è il primo errore che fanno. Perché, ok, soprattutto se MTG Foundation, non lo so, in qualche modo dovesse restare, ok, abbiamo aspettato bene, dovesse restare appesantita o dovesse risultare sbagliata rispetto a quello che si aspettano loro, è finita, ragazzi. Standard è morto. In cartaceo, ovviamente, in cartaceo. In cartaceo standard trova il tempo che trova. Ma non so ne... Cioè, allora, io capisco che la loro maggiore vendita sia il Commander, ma parliamoci chiaro, se Modern non vende più, se Pioneer non vende più, se Standard non vende più in cartaceo, gli basta il Pioneer per sopravvivere? Cioè, gli basta il Commander per sopravvivere? Arriveranno a organizzare tornei Commander? Non penso proprio. Non penso proprio. Secondo me non hanno fatto i conti con quella cosa lì. Infatti, la sovrapproduzione di prodotti potrebbe essere anche lo specchio riflesso di una società che dice: va bene, abbiamo raggiunto il nostro limite, buttiamo fuori tutto, teniamo la gente ancorata al gioco, e quello che succede, succede. Perché porca miseria, non è... Cioè, non è concepibile come roba, una roba così. Troppi prodotti, dal primo all'ultimo sono troppi prodotti. Anche secondo me, Rocchino, sono molto d'accordo con te da questo punto di vista. Molto, molto d'accordo con te. Ma infatti il futuro è qua. Il futuro è tutto qua. Sono cinque. Il futuro è tutto qua, secondo me. No, meglio il contrario, Luca. Vabbè che abbiamo Eldrazi infiniti, praticamente. Il futuro è tutto qui. Sì, anche secondo me, Nembo. Sono molto d'accordo con te. Sono molto d'accordo con quello che hai detto. Oh, intanto stiamo a 3, eh? Non mi butta più giù Ugin, in teoria. Grazie, Marco. Innanzitutto bisogna vedere se Magic sopravvive ad altri 5 anni, 6 anni, 10 anni, quello che sarà. Perché cioè noi lo diamo per scontato, ma non è mica assicurato, ragazzi, che Magic ci sia e vada avanti così, capito? Noi lo speriamo, lo ipotizziamo, ma non ne abbiamo certezza. Barz, ma non sono Magic, però. Cioè, Hearthstone non ha minimamente la capacità che ha Magic di attirare le persone, banalmente. Non c'è paragone, eh. Non c'è obiettivamente paragone su questa cosa qui. Cioè, Hearthstone è lontano anni luce da Magic. Io l'ho giocato e dopo un po' mi sono stufato. Magic non mi stufo mai. Quindi non penso che sia quello il paragone. Se vogliamo fare un paragone un po' più corretto, dobbiamo paragonarlo a Yugi. A Yugi. Dobbiamo paragonarlo a Yugi e a quello che c'è stato con Yugi in questi anni, se vogliamo fare un paragone corretto. Al di là di quello,
No. Sono stati tanti giochi belli nel corso della storia. Force of Will. Com'è che si chiama, ragazzi? One Piece. Anche One Piece non è brutto come gioco. Però rispetto a Magic, ragazzi, siamo su due livelli diametralmente opposti. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Siamo su due livelli completamente opposti proprio. Completamente opposti. Cioè non sono neanche paragonabili praticamente ormai. Non sono neanche più paragonabili. Sì, Yugi si è complicato tantissimo a caso, è vero. Yugi si è proprio molto molto complicato. E non ha senso che si sia complicato in quella maniera lì, tra l'altro. Non ha senso che si sia complicato in quella maniera lì. Trigger. Terra in mano. No, zia, non gira bene. È un mazzo un po' meme. È un mazzo molto meme. Karn. Boh, è uguale. Vai. GG.